La lezione di scrittura che andiamo a ripassare adesso è relativa al testo non fiction. Noi l'abbiamo vista sviluppata all'interno del percorso che stiamo svolgendo sul commento letterario, ma sapete già che questa strategia che stiamo per rivedere è utilissima sia quando scriviamo testi espositivi sia quando scriviamo testi argomentativi. In che cosa consiste? Quali obiettivi intanto di scrittura ci aiuta a raggiungere la strategia che ripassiamo tra un attimo? Eccoli qui. Ci aiuta sicuramente a creare un incipit efficace, a descrivere in modo vivido e anche a stabilire un tono. L'insegnamento chiave di oggi qual è stato? Che un modo per scrivere in modo efficace e destare l'attenzione del lettore è introdurre il commento con le informazioni di contesto relative all'opera analizzata. Non introdurle in modo diretto, schietto, ma farlo trasformando i fatti in scene. Come facciamo a applicare questa strategia? Qual è l'istruzione esplicita? Per prima cosa individuiamo le informazioni che vogliamo o dobbiamo dare ai nostri lettori. In un secondo momento ci possiamo chiedere: ma quali immagini mi rimandano? E questi fatti, se li vedessi in un film, come mi apparirebbero? A questo punto possiamo provare a riportare su carta le immagini che ci sono venute in mente. Un consiglio furbo: se vogliamo dipingere con le parole immagini efficaci, possiamo utilizzare sicuramente il lessico descrittivo e verbi specifici, ma anche termini evocativi o figure retoriche come la sinestesia, la metonimia, la similitudine e la metafora. Andiamo a vedere un esempio di fatti trasformati in scene. Prima di tutto un esempio generico e poi il testo che una vostra compagna ha scritto proprio come incipit del suo commento letterario. Iniziamo, dicevamo, dall'esempio generico. Ecco i fatti. La stazione di King's Cross vanta l'atrio con copertura a volta più grande d'Europa, sorretta da 16 colonne d'acciaio a forma d'albero. Ecco i fatti trasformati in scena. Un enorme baobab che si innalza verso il cielo. Questo si trova davanti un viaggiatore non appena mette il piede nell'atrio della stazione ferroviaria di King's Cross, il più grande d'Europa. 16 colonne alberate e vibranti di luce lo accolgono e lo spingono ad alzare lo sguardo verso l'alto dove, a 20 metri di altezza, l'architettura vittoriana della vecchia stazione abbraccia ed accoglie il futuro. Beh, qua c'è qualche informazione in più rispetto a quelle di base, però ci siamo resi conto che chi ha scritto questo testo ha trasformato delle informazioni nette, quindi volta più grande d'Europa sorretta da 16 colonne, in immagini, anche attraverso una metafora, un enorme baobab che si innalza verso il cielo. Andiamo a vedere ora come ha fatto la vostra compagna, trasformando i fatti in scena, per scrivere l'incipit del suo commento letterario. Ecco i fatti. Ungaretti scrisse Soldati nel luglio del 1918 nel bosco di Coutron. Ecco cosa ha scritto. È sul fronte occidentale, Ungaretti, nel 1918. Me lo immagino, seduto a terra con la schiena appoggiata al tronco di un albero, che alza lo sguardo al cielo proprio nel momento in cui un lieve alito di vento muove le frone degli alberi del bosco di Coutron. È luglio. È caldo. Me lo immagino il poeta italiano che osserva il fremito verde sopra di sé e che poi abbassa lo sguardo, rivolgendo le sue commilitoni. Ragazzi giovani, nell'estate della loro esistenza, alcuni ancora nella primavera. C'è chi scrive alla fidanzata, chi alla madre, c'è chi piange per i compagni caduti qualche ora prima nel corso dell'ultimo assalto. Ungaretti lo sa. Tutti, in cuor loro, si stanno facendo la stessa terribile domanda. Quando toccherà a me? Quando cadrò sotto i colpi del fuoco nemico? Avete visto che esempio efficace? Come riusciamo ad immaginare Ungaretti seduto a terra con la schiena appoggiata al tronco d'albero e tutto ciò che è intorno a lui? Bene,
Ripetiamo velocemente quindi la strategia. Per poter dare delle immagini efficaci anche all'interno di commenti letterari ai nostri lettori, possiamo trasformare i fatti, in questo caso di contesto, in scene. Come fare? Individuiamo le informazioni, immaginiamo come se le dovessimo vedere in un film, le scene che ci si mostrerebbero, che ci verrebbero davanti agli occhi, e proviamo a riportarle su carta, utilizzando termini specifici, un lessico descrittivo, termini evocativi e anche figure retoriche come sinestesie, metonimie, similitudini e metafore. Bene, vi do appuntamento al prossimo riepilogo e vi auguro una buona scrittura.